ben ritrovati come ogni venerdì sera con l'appuntamento fisso con la medicina e il benessere. Stasera i nostri ospiti in studio, torna il dottor Sergio Perini, già nostro ospite nella scorsa edizione. Buonasera dottor Perini, medico agopuntore del Centro Sanitario San Giovanni di Brescia. A suo fianco invece un ospite che viene da Milano, la dottoressa Mara Compagnoni. Buonasera dottoressa. Grazie. Compagnoni, psicologa, e ci parlerà di emozioni, spiegandoci quali sono gli effetti positivi o negativi del fatto di viverle o di trattenerle. Detto ciò, se volete potete scriverci una mail all'indirizzo esserebenessere@rtb.it oppure telefonarci per delle vostre curiosità, domande in diretta al numero che vedete in sovraimpressione. Detto ciò, dottor Perini, ecco, allora le faccio una domanda. Qual è l'approccio della medicina tradizionale cinese nei confronti del paziente? Bene, è un approccio molto complesso, di tipo olistico, nel senso che noi medici acupuntori affrontiamo le problematiche del paziente ovviamente con l'anamnesi, come ovvio che sia dal punto di vista medico, ma poi soprattutto valutando alcuni aspetti della semiologia cinese, quali la presa dei polsi cinesi e la visione della lingua. La lingua è oggettivabile, si può fotografare, e della lingua si guardano tre aspetti: il colore, l'induito e la forma della lingua. Mentre dei polsi noi valutiamo il livello energetico dei 12 meridiani, 6 a destra, 6 a sinistra, 3 in profondità yin e 3 in superficie yang. Questo ci dà la situazione energetica del paziente, ovviamente collegata ai sintomi che il paziente riferisce al medico. Si fa una diagnostica energetica e da lì poi il medico agopuntore esperto sa già come muoversi e quali punti andare a stimolare tramite i nostri aghi. Vedremo dopo anche un filmato che sintetizza quello che lei già ci ha annunciato brevemente. Certo, ecco. Certo. E dottor Perini, in merito all'approccio proprio terapeutico, quali tecniche può offrire la medicina tradizionale cinese? Allora, la medicina tradizionale cinese è un approccio medico molto completo, complesso, e è caratterizzato in prima battuta dalla fitoterapia cinese, che ha delle ricette molto antiche, e poi è conosciuta però in Europa soprattutto per l'agopuntura, perché è la cosa che ha colpito in prima battuta gli occidentali quando andavano in Cina nei secoli scorsi, soprattutto i gesuiti, quando facevano le loro relazioni di rientro dalla Cina, parlavano soprattutto di questa tecnica particolare dell'utilizzo di aghi sul corpo del paziente. Ma poi, oltre a questo, sono la MTC, in sigla, medicina tradizionale cinese, caratterizzata dall'uso della coppettazione, coppette tramite bambù oppure di vetro, il gua sha, che è una tecnica di stimolazione cutanea, il tui na, che è il massaggio sempre sui punti di acupuntura lungo i meridiani, tramite le mani, i gomiti, gli avambracci, eccetera. E poi un altro aspetto fondamentale sono le ginnastiche cinesi, quali il qigong e il tai chi chuan. Il qigong è un esercizio collegato a sei suoni secondo le cinque logge e a dei movimenti che permettono di mettere in vibrazione le logge e con i suoni per mantenere uno stato di equilibrio energetico e quindi di benessere. E di benessere, certo, certo. Ecco, mi ha già risposto all'inizio quando mi ha detto che appunto si può dire che si tratta di una medicina sostanzialmente olistica ed ecologica, per cui me lo può spiegare meglio questo concetto, dottor Perini? Olistica perché questa è la cosa che ha coinvolto me quando da studente di medicina mi sono avvicinato alla medicina cinese, partendo da presupposti scientifici completamente diversi rispetto alla medicina occidentale, vale a dire parte da concetti del taoismo, e non dal metodo scientifico voluto da Descartes, da Cartesio, che ha diviso lo scibile occidentale nella res extensa, nella res cogitans, e da lì la formazione medica di tipo organicistico, certo, da un lato, e dall'altro i nostri cugini psicologi per la res extensa, la res cogitans. Ecco, invece, al contrario, la medicina cinese parte da presupposti filosofici e scientifici completamente diversi, cioè dal taoismo, che mette sullo stesso piano gli aspetti fisici con gli aspetti psichici. E quindi non c'è differenza di valore, voglio dire.
E quindi noi trattiamo quindi molti aspetti dei disturbi della timia, come la depressione reattiva, come l'ansia, l'insonnia, eccetera. Dopo ne parleremo meglio, se no mi ruba tutte le domande. Ah, certo, ha ragione. È vero che la sua competenza è vasta e quindi si passa enciclopedica, però... Certo, no, andiamo no, per gradi. Parliamo dell'agopuntura proprio nello specifico. Sì. Ecco, perché giustamente medico agopuntore, quindi i telespettatori a casa si aspettano di parlare dell'agopuntura nello specifico. Quale effettivamente alternativa può essere a quella che è considerata la medicina occidentale, quella a cui siamo effettivamente più abituati noi? Cioè, le indicazioni della medicina cinese e dell'agopuntura in particolare sono soprattutto le problematiche disfunzionali, non organiche. Vale a dire, se c'è una frattura di femore, se c'è un tumore allo stomaco, non è che perdiamo tempo con gli aghi. Chiaramente. Ma ci sono delle indicazioni invece molto importanti, poi le vedremo. C'è un'indicazione dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale certo, della Sanità, sì, che dà tutta una serie di indicazioni di tipo ginecologico, neurologico, ortopedico, fisiatrico, psicologico, otorinolaringoiatra. E quindi è una medicina molto trasversale alle specialità mediche a cui siamo abituati in Occidente. E quindi è un modo per fare veramente il medico e per agire secondo i canoni dell'arte medica. Certo. E questa è la grandiosità di questo approccio di tipo scientifico. Chiarissimo, dottor Perini, ma si può utilizzare anche a livello preventivo? O solo quando il sintomo effettivamente certo, si è manifestato? Ci sono delle metodiche di prevenzione, come dicevo prima, soprattutto il Qigong e il Tai Chi Chuan, che là in Cina fanno praticamente tutti. Poi il Qigong in particolare, questi esercizi con i suoni si fanno anche in ospedale, nei giardini dell'ospedale, assieme ai pazienti, assieme al medico, eccetera. E questo serve per mantenere lo stato di salute. Poi c'è la dietetica cinese che si basa anche quella sui sapori, sulla giusta combinazione dei sapori secondo la logica, secondo le cinque logge, le cinque stagioni. Ogni stagione ha un suo sapore, no? E questo è una modalità per stare in salute, mangiare bene, in equilibrio secondo i sapori delle stagioni. E questa è prevenzione primaria. Soprattutto le ginnastiche cinesi, lo dico sempre ai miei colleghi quando insegno all'università, eccetera. Le ginnastiche cinesi sono una modalità di prevenzione primaria, perché là si vedono pazienti, no, cittadini di 80 anni che fanno di quei movimenti incredibili, un gioco di equilibrio, eccetera, molto fluidi, molto armonici, eccetera. E questo obiettivamente è una modalità per stare in salute, insomma. Certo, certo. Quindi non solo il discorso dell'agopuntura, ma proprio esteso a 360 gradi a quella che è la medicina tradizionale cinese, che immagino abbia una cultura millenaria. Sì, difatti i primi testi sono il Soen e il Lin Shu, che sono testi del VII secolo avanti Cristo, ma che fanno riferimento al terzo millennio avanti Cristo, con il mitico imperatore Wang Ji, che fa delle domande retoriche al primo ministro, che è Cibu, al saggio. Quindi l'imperatore fa delle domande e il saggio risponde. E siamo nel terzo millennio avanti Cristo, cioè vuol dire 5.000 anni fa, certo, è stata intuita questa, la struttura della medicina cinese, che poi è stata tramandata oralmente, come d'altra parte anche nella cultura occidentale, molti testi, l'Odissea, l'Iliade, sono state tramandate oralmente, sì, e poi qualcuno le ha scritte. Lo stesso, dicasi in Cina, sono stati i primi testi scritti, appunto, sono del VII secolo avanti Cristo, sono pubblicati anche in Italia, sono tradotti in italiano, quindi se qualche spettatore volesse approfondire, li trova in libreria. Ripeto, Soen e Lin Shu, che sono due libri che fanno parte della Bibbia, cioè di un insieme di libri che fanno parte della cultura cinese. C'è un libro che parla dell'arte della guerra, un altro che parla dell'arte della gestione del territorio, della campagna, delle acque, uno sull'astronomia, e due parlano di medicina. Di medicina. Quindi sono quelle nostre radici stanno là. La ringrazio. Ecco, tornando a parlare nello specifico appunto di agopuntura, in che cosa consiste nel dettaglio? Allora, lei vede qua questa statua cinese, sì, ecco, viene filmata. Questa è una statua cinese, Mignon, che rappresenta, su cui sono rappresentati i 12 meridiani, dove scorre l'energia nelle 24 ore, con un massimo energetico di 2 ore cada uno. È una modalità per trasferire l'energia celeste, la Tian Qi, all'energia terrestre e viceversa. Ma scusi, non ho capito, dottor Perini, cioè va a fasce orarie sostanzialmente? Esatto, l'energia circola nel corpo umano nell'arco delle 24 ore lungo i 12 meridiani, con un maximum energetico ciascuno di 2 ore. La giornata cinese inizia alle 3 di notte col meridiano di polmone, dalle 3 alle 5, e poi continua con il grosso intestino e via andare.
E quindi allora i meridiani non sono altro che delle linee teoriche, perché non sono delle linee, delle strutture anatomiche che si possono evidenziare, ma sono delle linee che, su cui sono posizionati dei punti specifici che dal punto di vista anche scientifico ormai sono stati dimostrati, perché hanno una resistenza elettrica minore rispetto al resto della pelle, sono come degli imbuti energetici, il punto di acupuntura è come un imbuto energetico, e noi andiamo a stimolare questo imbuto con i nostri aghi, che sono delle micropile. Infatti qui ho portato un esempio, queste per esempio sono aghi sterili, innanzitutto si può vedere, so se la telecamera lo può vedere, sì, sottilissimi. Sono sottilissimi, sono aghi pieni, non sono cavi come gli aghi da siringa, e c'è un manico di rame oppure di una lega di metallo, di argento eccetera, con un asse d'acciaio. Questi sono di dimensioni diverse, da un centimetro a 10 centimetri a seconda di dove dobbiamo andare a pungere, certo. E quindi noi inseriamo in questo imbuto energetico, che è il punto, questo strumento fondamentale della medicina cinese, che è l'ago. E lo stimoliamo in senso orario o in senso antiorario, a seconda se dobbiamo tonificare o disperdere quel punto. Praticamente quando i pazienti... Disperdere a livello di energia. Sì, parliamo di energia. Allora, adesso le faccio un esempio molto concreto, perché i miei pazienti mi chiedono: ma dottore, come funziona questa acupuntura? Allora, l'esempio analogico che io faccio è un sistema irriguo. È come un sistema, il sistema di meridiano è come un grande sistema irriguo, dove ci sono i grandi canali, le dighe, e poi c'è il canaletto periferico. Sì. I punti non sono altro che le chiaviche del sistema irriguo. C'è la grande chiavica che controlla la diga e c'è la piccola chiavica che controlla il ruscelletto. Voglio dire, quindi a secondo della diagnostica energetica, a secondo quindi dove l'agopuntore decide di andare a stimolare il punto, si scelgono alcuni punti, con tutta una certa logica naturalmente, e questo serve per aprire o chiudere queste paratoie. Una similitudine azzeccata, perché penso sia stato facile capirlo anche per voi a casa, come per me che non sono addetta ai lavori. Ecco, parlava giustamente degli aghi che ci ha mostrato il signor Perini, dottor Perini, ci sono anche altri strumenti però che voi agopuntori utilizzate, giusto? Abbiamo anche delle immagini al riguardo. Sì. Se possiamo vedere dalla parte delle slide, non so. Comunque, oltre l'ago di per sé, abbiamo la coppetta, sì. Coppetta o di vetro o di bambù, che ha, ecco, come vedete in questo caso, c'è un paziente che ha degli aghi nella regione del collo, questo paziente che ha gli aghi stimolati dai morsetti di un elettrostimolatore, che serve per appunto stimolare meglio quelle chiaviche che dicevo prima, aprendole o chiudendole. Questo è un tunnel carpale, per esempio, sì. Curato con l'elettroacupuntura. Abbiamo un'altra modalità di stimolazione dei punti tip con, per esempio, utilizzando i semen vaccaria, sono dei semini, come in questo padiglione auricolare, noi andiamo a stimolare alcuni punti specifici del padiglione tramite questi semi, sono nascosti dietro un piccolo cerotto che viene posizionato sul padiglione auricolare. Anche questo è un altro microsistema che fa parte, oggi come oggi, della medicina cinese, anche se in realtà è stato un medico francese, il dottor Noget, a individuare l'importanza di questo approccio, di questa metodica. Qui abbiamo una paziente con una sindrome, una paralisi del nervo settimo, quindi con una deviazione della lingua. In questo caso abbiamo utilizzato degli aghi sul viso elettrostimolati con questi morsetti che sono collegati a uno strumento medicale, che appunto è un elettrostimolatore, che ha una certa intensità, una certa frequenza di corrente. Ecco, qui sono all'opera su una paziente, sto stimolando alcuni punti addominali, sono nel mio studio. Con dei grafici dietro che immagino rappresentino, ecco, sì, l'omino che abbiamo qua davanti, esatto, a noi. Esatto, sono delle mappe anatomiche dove ci sono descritti tutti i punti di agopuntura, che per un medico che fa il mio lavoro sono fondamentali, perché bisogna conoscere tutti, ovviamente. È una mappa praticamente. È una mappa del corpo umano. Vero. Interessante questo, per esempio, questo utilizzo, ad esempio, dell'ago sul mignolo, sul quinto dito del piede. Sopra l'ago vedete questo, è un pezzo di moxa, che è come un sigaro di Artemisia chinensis, che viene inserito sulla testa dell'ago, poi viene incendiato e quindi porta calore in profondità dove c'è l'inserzione dell'ago. Questa, per esempio, è una metodica molto importante per il rivolgimento fetale,
nelle donne dalla 30ª alla 35ª settimana quando di gravidanza. Quando il bambino è si presenta in maniera podalica, questa tecnica in Cina le donne lo utilizzano moltissimo, quasi tutte sostanzialmente, per prevenire appunto la posizione podalica. E in questa maniera si stimola il feto. Ma si può utilizzare anche prima? No, prima no, perché dalla 30ª alla 35ª settimana di gestazione, sulle 40 sì. che sono, no? Perché in quel momento il bambino fa, riesce a posizionarsi in maniera definitiva in posizione cefalica, evitando complicanze da parto, certo. e soprattutto molti cesarei. Chiaramente. Ecco, abbiamo visto una delle prime patologie per cui è funzionale. Se ci può elencare le altre, dottor Perini? Se possiamo vedere le slide dell'indicazione dell'OMS, così la possiamo vedere. Questa è l'indicazione del National Institute of Health americano, che riconosce come assolutamente valida per l'agopuntura come indicazione la nausea, il vomito post chemioterapia, l'epicondilite e la sindrome del tunnel carpale. Questo rientra tra i DRG nazionali americani. Ma andiamo avanti. La slide successiva. La slide successiva, vediamo se possiamo metterla. Perfetto. Questa indica per esempio alcuni effetti dell'agopuntura, effetto antalgico analgesico, effetto immunomodulatore antinfiammatorio, effetto di regolazione neuroendocrino, effetto sul tono muscolare, effetto vasomodulatore trofico e effetto sulla sfera psicoemotiva. Esatto. Quello dell'OMS è la slide numero 11, così la regia può farcela vedere. Che è la slide che richiedeva il dottor Perini da commentare. Eccola qui, infatti. Ecco, l'OMS dà delle indicazioni molto precise per quanto riguarda la medicina cinese. Io da qui non riesco però a leggerle bene. Comunque sono indicazioni di tipo neurologico, che vanno dalle cefalee, alle lombocefalgie, alle nevriti, alle cervicobrachialgie, a problematiche di tipo respiratorio. Sì, esatto, gliele sintetizzo un attimo, sì, io, signor dottor, sì, Perini. Per esempio l'ansia, l'insonnia, la depressione, l'asma. Esatto. Ma per dirne solo qualcuna, le allergie respiratorie. Esatto. Piuttosto che le disfunzioni del ritmo cardiaco. Quindi cose anche abbastanza, sì, delicate. Ecco, queste sono cose delicate da farsi in reparto ospedaliero, però naturalmente, con monitor. Equip, quindi, in questo caso. È auspicabile che anche la medicina cinese entri nei reparti ospedalieri, ma fin tanto che il Ministero della Sanità e il MIUR non decidono con una legge apposita che venga insegnata questa disciplina in ambito universitario, non si potranno aprire dei reparti, ma almeno dei servizi di agopuntura, in maniera da collaborare con i nostri colleghi ospedalieri. L'unica esperienza attualmente in essere è nell'ospedale di Pitigliano, che è nel sud della Toscana verso il Lazio, sì, dove in un piccolo ospedale nel reparto di medicina la regione toscana sta pagando da 3 anni dei colleghi liberi professionisti, un agopuntore, un omeopata, un fitoterapeuta, eccetera, che lavorano in reparto di medicina e nel reparto di fisiatria. E le posso garantire, loro mi dicono che hanno delle liste d'attesa a 6 mesi, perché arrivano da tutta Italia e soprattutto, questo è stato dimostrato, fa risparmiare il sistema sanitario. Voglio dire, questo è molto interessante, perché la nostra metodica fa risparmiare in termini economici, e questo è un discorso che i nostri politici e i gestori della sanità dovrebbero cogliere. Certo, e cito qualche altro, ma tra i numerosissimi motivi per cui si può utilizzare secondo l'OMS l'agopuntura, per esempio, me lo diceva già prima, in campo dermatologico, otorinolaringoiatrico, per la gastrite, il colon irritabile, vertigini da cervicale, certo, e così via. Sì, quindi tantissime patologie. Ci sono molte, dalla testa molte, ai piedi, esatto, molte tematiche su cui possiamo lavorare, ma ripeto, tematiche di tipo disfunzionale, non organica. Possiamo vedere, chiedo alla regia gentilmente, il filmato breve, sintetizzato, sì, chiaramente, di una seduta, e che così il dottor Perini ce lo può anche un attimino commentare, anche se già prima ci ha annunciato qualcosa. Eccolo qua. Ecco qui. Mi vedete alle prese con una paziente, sto leggendo la cartella clinica, sto facendo il raccordo anamnestico e dopodiché dovremmo anche, ecco, in questo caso vedete che sto analizzando i polsi, un attimo che la paziente mi sta dicendo qualcosa. Quello che diceva, ecco, poi si girano i polsi in questa maniera su un cuscinetto.
E quindi a questo punto si valutano si valuta il livello energetico dei 12 meridiani e poi si guarda la lingua, che per fortuna la lingua è oggettivabile perché si può fotografare e si vede l'evoluzione nel tempo anche della lingua. Ecco, poi ci sono alcune tecniche di analisi dei punti, oppure di questa tecnica che si chiama pincer roulé per individuare le aree cellulotenomialgiche, cioè le aree algiche, poi ecco questa tecnica di stimolazione sempre lungo il meridiano, in questo caso si deve scivolare in aria. Questa è la tecnica del tuinà, ecco qui il filmato è molto veloce, oppure l'utilizzo appunto dei gomiti sui punti di agopuntura. Ecco, tutte tecniche che poi sono state riprese dai giapponesi e si chiamano shiatsu in Giappone. Ecco, qui vedete un pezzo di cotone imbevuto di alcol, viene incendiato, viene riscaldato, viene bruciato l'ossigeno all'interno della coppetta e voi vedete l'effetto finale. Si crea come un svacuum nella coppetta, in questo caso sto praticando una coppetta strisciata sulla schiena di questa paziente, previo naturalmente l'utilizzo di un olio perché, per evitare irritazioni. Certo. In realtà voi vedete come reagisce la pelle diventando molto rossa, perché vi è di fatto un'iperemia che facilita la guarigione della paziente. Sto facendo vedere appunto un ago d'agopuntura e quindi poi mi vedete all'opera. Ecco, questo sì, chiaramente abbiamo velocizzato tutto. Sì, sì, il filmato è molto velocizzato. Questo è il 14 di vaso governatore, Da Zue, la grande vertebra, che raccoglie tutto lo yang della persona. E poi ogni punto naturalmente ha una nomenclatura in inglese e poi un nome in pinin, cioè in cinese. E quindi io invito i miei allievi anche a studiare non solo l'inglese, ma soprattutto il nome in cinese, perché quello ha un significato energetico già di per sé. Invece un numero è asettico. Ecco, certo. Qui per esempio è il 41 di gallbladder, di vescica biliare, che è il punto di apertura del meridiano curioso da Emai, eccetera, eccetera. Grazie, dottor Perini. Ecco, era giusto per dare un'idea certo, in maniera veloce e sintetica ai nostri telespettatori di quello che si può fare. Ringrazio lei per la gentilezza di avermi invitato. Grazie. E i benefici? Ma ho qualche domanda ancora. Non è finita. No. La dottoressa Compagnoni deve attendere ancora. Non ho finito. No, volevo capire se ci sono, quali sono i benefici chiaramente, se ci sono anche delle controindicazioni. A quale tipo di paziente può rivolgersi? A tutti? Oppure ci sono magari delle categorie a cui è meglio non sottoporre un trattamento del genere? Allora, la tipologia di pazienti è la più diversa. Ci sono alcuni pazienti che vengono vengono al mio studio in maniera aprioristica, scegliendo aprioristicamente una tecnica soft, non aggressiva, come l'agopuntura. Altri che invece vengono come ultima spiaggia. Hanno girato certo, i bambini specialisti, arrivano con la loro borsa piena di risonanza, di TAC, eccetera, di esami del sangue, eccetera, eccetera, e quando non sanno più a che santo votarsi vengono a fare l'agopuntura. Allora bisogna anche lì lavorare di grano salis, nel senso che, ripeto, noi lavoriamo soprattutto sulle problematiche disfunzionali, sulle problematiche organiche. Non è che può, la paziente può guarire, al massimo può migliorare o evitare un peggioramento. Per esempio, mi viene in mente, per esempio, anche recentemente sto trattando, per esempio, esiti di ictus, pazienti che hanno l'ictus, non è che guariamo l'ictus, ma però diamo, diciamo, una qualità di vita a questo paziente migliore. E si avvalora la sua tesi di dover unire le competenze della medicina occidentale con quella tradizionale cinese. Assolutamente, quindi noi dobbiamo integrare le due medicine, la medicina occidentale e le altre medicine. Per i maggiori benefici possibili. L'agopuntura, dottor Perini, fa male, pericolosa? No, pericolosa direi proprio di no, in mani esperte. Non è pericolosa, immagino, rispondo già io, essendo tutti aghi sterili, nemmeno per la trasmissione di malattie tipo HIV, epatiti. No, questo è da escludere, è meglio dire ai cittadini che ascoltano. Certo. Gli aghi, come vedete, sono sterili, usa e getta, li usiamo poi li buttiamo nel box. Certo. E quindi, certo, un po' di male c'è, perché poi dipende dalle aree somatiche, perché per esempio i punti qui sulle dita delle mani e dei piedi sono meno più dolorosi, perché qui c'è poco muscolo, e quindi, mentre invece non so, sulla schiena, sul gluteo, eccetera, anche in faccia sono meno dolorosi. Poi dipende anche dalla stimolazione che noi diamo all'ago. Di fatto noi agopuntori di massima cerchiamo sempre
una sensazione che si chiama Daci in cinese, che vuol dire è una sensazione parestesica, e il paziente sente come appunto una vibrazione, una parestesia, una formica. Ecco, un formicolio, esatto. Lungo il meridiano che noi andiamo a stimolare. E questo è uno degli obiettivi della nostra quindi tecnica. Quindi sopportabilissimo comunque. Ecco. E poi, come le dicevo anche poc'anzi, l'agopuntura è un atto medico, perché c'è una sentenza di Cassazione del 1982 che dichiara l'agopuntura atto microchirurgico e quindi deve essere praticato da medici, che devono attenersi ovviamente alla buona pratica clinica. Assolutamente. E quindi non si discute di malattie infettive, voglio dire, non, come dicevamo prima, perché usiamo aghi sterili. Poi naturalmente quando facciamo l'anamnesi chiediamo sempre i farmaci che il paziente assume e ci regoliamo anche in base ai farmaci che uno assume. Per non avere interazioni, certo. Eccetera. E poi se uno sta facendo la sua terapia, non ci permettiamo di andare a modificare la terapia, se non nel tempo, quando il paziente starà meglio, ha una certa evoluzione in positivo, allora poco alla volta possiamo anche eliminare alcuni farmaci. Certo, ma deve essere una cosa fatta gradualmente. Dottor Perini, può essere usata anche a scopo estetico e per il dimagrimento, per esempio? Per il dimagrimento sì, nel senso per il sovrappeso, oserei dire. Perché anche l'ultimo viaggio che ho fatto in Cina, anche lì a Shanghai, dove abbiamo un rapporto di collaborazione molto stretta, anche lì abbiamo visto in ospedale questa patologia nuova per i cinesi, che è il sovrappeso, senza arrivare all'obesità, dove ci vogliono altri approcci. È vero, però è una patologia che ad oggi non appartiene al popolo cinese, esatto, non è appartenuta quantomeno. Solo che anche i giovani cinesi adesso mangiano male, come i nostri giovani. Con la globalizzazione, tanti fast food, tanto mangiare esatto, più veloce. E quindi poi alla fine vanno in sovrappeso, poi vengono in ospedale a farsi curare per il sovrappeso. Certo. Allora, i colleghi cinesi hanno messo a punto una tecnica, una strategia per cercare di ridurre il peso dei pazienti. E, ecco, invece dal punto di vista prettamente estetico, personalmente non la uso, so che qualche collega utilizza l'ago sottocute a modo di filling per le rughe, eccetera, sì, ma io di questo non ho esperienza, poi è una tematica che non mi interessa oggettivamente. Chiarissimo. E invece parlo a nome di noi donne, ecco, può essere usata anche per alcune malattie che colpiscono esclusivamente il sesso femminile, non so, ad esempio dolore mammario, problemi di dismenorrea, menorrea, certo, disturbi della menopausa. Certo, domanda importante, perché infatti noi lavoriamo molto con le donne, soprattutto appunto per quanto riguarda le dismenorree, cioè dolori mestruali, le mastodinie, cioè dolori appunto al seno nelle varie fasi del ciclo, la sindrome postmenopausale, le amenorree non primarie ma secondarie, perché bisogna sempre fare una diagnosi differenziale, perché questo è il compito del medico, fare diagnosi differenziale, capire prima cosa c'è e poi si può studiare una diversa strategia, diciamo anche terapeutica. E poi, per esempio, pensi solo alle donne in gravidanza che non possono assumere farmaci. Ecco, questa è un'indicazione veramente elettiva dell'agopuntura, soprattutto per la nausea in gravidanza, per le lombosciatalgie, perché le pubalgie, perché sa, con il bacino che si modifica, questo può creare pubalgie, ma anche sciatiche. Soprattutto negli ultimi mesi. E le donne in gravidanza devono, per definizione, non devono assumere farmaci per ovvi motivi. Ecco, lì l'agopuntura ha un suo significato ben preciso. Anche per la procreazione medicalmente assistita, una mia collega, per esempio una studentessa del nostro corso, ha fatto una tesi di diploma proprio recentemente e ha dimostrato dalla letteratura internazionale che nelle PMA, procreazione medicalmente assistita, tramite l'agopuntura si migliora la percentuale di gravidanze dal 20% al 40% di buona riuscita delle terapie fatte appunto nei centri di PMA. Quindi anche questa è un'ulteriore indicazione recente, nuova, e ci sono anche rivolta al pubblico femminile. Dottore, qualche domanda, le ultime velocissime, certo. Se è anche un valido presidio per la terapia antifumo? Anche qui, personalmente, è un'esperienza importante sul fumo, almeno circa una casistica di 300 casi. Se andate su YouTube c'è un mio filmatino appunto sul fumo e l'agopuntura, dove utilizzo auricoloterapia e agopuntura somatica per togliere questo atteggiamento, questa tossicodipendenza che dà il fumo, con dei risultati abbastanza importanti, perché sul 65% dei pazienti miei smettono di fumare, un 25% riprende da una a 5 sigarette, magari, ecco, riducendo, e una piccola percentuale riprende come prima.
bisogna stare molto attenti col fumo, che è una cosa molto delicata, perché dietro il fumo bisogna fare un'anamnesi, qui abbiamo la psicologa che si può dare una mano, ma un'anamnesi importante a priori, perché spesso il fumo è un sintomo di nevrosi, è un sintomo compensatorio. E quindi io delle volte mi rifiuto di trattare subito il problema del fumo, se non dopo aver fatto una psicoterapia. Perché c'è un lavoro da perché fare Perché c'è tutto prima, un lavoro certo. A monte da fare per evitare che si slatentizzino altri problemi. La ricaduta, chiaro. Dottore, l'ultima domanda. Le sedute devono essere cicliche e c'è un numero preciso sì. per guarire? Anche lì le sedute normalmente nelle patologie croniche sono settimanali, una alla settimana. Nelle situazioni acute anche tutti i giorni. Per esempio nei blocchi acuti, ma questo lo si può fare però in reparto ospedaliero, insomma, oppure nell'ictus, io ho visto in Cina, nei reparti di neurologia, tutti i giorni anche due sedute di agopuntura. Mentre invece i nostri pazienti tipo sono comunque pazienti cronici, cefalalgici, lombocetalgici, con la dismenorrea, eccetera. Quindi si fa una seduta alla settimana per cicli che vanno da 5 a 10 sedute, e poi rinnovabili si possono fare una volta al mese oppure con il cambio stagionale, cioè in primavera, in autunno, che è il momento più a rischio per quanto riguarda lo squilibrio della salute. Dottor Perini, la ringrazio, sintetizzo il suo concetto, cioè che è auspicabilissima una cooperazione tra quella che è la medicina tradizionale cinese, la biomedicina a livello diagnostico, terapeutico e culturale. Me lo conferma, vero? È il messaggio che certo. Vogliamo lanciare, oltre a tutti i benefici che l'agopuntura, abbiamo visto, può apportare. Vuole fare un riferimento ad un appuntamento importante di domani a cui mi accennava? Ah, certo. Certo, domani mattina presso l'Aula Magna dell'Università di Brescia c'è un convegno dal tema il sonno e i sogni, se qualche cittadino fosse interessato può venire a questo convegno. Io personalmente all'interno di questo convegno parlerò appunto dell'agopuntura su questa tematica e poi ci sarà un collega omeopata, una psichiatra, una psicologa, eccetera, eccetera. Perfetto, dottor Perini, ringrazio Grazie. Lei, ringrazio come sempre il Centro Sanitario San Giovanni di Brescia e passo la parola alla collega, la dottoressa Mara Compagnoni, abbiamo detto psicologa, con lei parliamo di una tematica particolare, quella delle emozioni. Ecco, dottoressa, di nuovo buonasera. Buonasera. Un'emozione che cos'è? Come può essere definita? Allora, la parola emozione viene dal latino emotus, participio passato di emuovere, quindi significa venire fuori, ok? Smuovere. Sì. Quindi l'emozione può essere definita come in qualche modo una risposta, come vediamo anche dalla slide, risposte transitorie. Questo è un tema importante, transitorio, perché poi ci sarà una differenziazione tra emozioni primarie e secondarie anche su questo tema. Transitorie dal punto di vista, quindi risposte sia psicologiche, sia fisiologiche, sia comportamentali nello stesso momento, più o meno. Ecco, la funzione, vediamo, rendere più efficace la reazione dell'individuo a situazioni in cui si rende necessaria una risposta immediata ai fini della sopravvivenza e del mantenimento dell'integrità individuale e sociale. Sì. Quindi dietro all'emozione ci sta tutto un ambaladan piuttosto complesso, vedo. Ci sta tutto un ambaladan anche biologico, sì, vero? Nato. Ecco. Ecco, allora mi diceva emozioni primarie, emozioni secondarie, sì. Cioè le primarie sono quelle innate, presenti in ogni popolazione, in ogni status sociale, sì, è stato fatto è così. Uno studio, sì. E invece quelle secondarie originano dalle primarie, però nascono dall'interazione sociale, mi corregga se sbaglio, sì, me lo no, può no, spiegare giustissimo. Meglio? Sono, dunque, le primarie sono state studiate, adesso mi diceva questa cosa, che sono innate, che sono presenti in tutte le popolazioni, quindi sono definite universali, perché sono stati fatti dei studi molto importanti da Paul Ekman, che è andato in giro per il mondo proprio a studiare, ad osservare le espressioni del viso rispetto alle emozioni, quindi la parte, diciamo così, fisiologica e comportamentale, cioè quello che noi esprimiamo a livello di viso, poi anche a livello comportamentale, ovviamente la postura e certo. Tutto il resto. Anche la gestualità, dottoressa Compagnoni? Sì, assolutamente sì, quindi c'è sia il linguaggio verbale che non verbale, sì. Non verbale ce l'abbiamo noi dentro, cioè sentiamo l'emozione e sì, la percepiamo. Sì, è proprio nel nostro DNA e quindi esatto. È uniforme in tutto l'essere umano. Quindi sì, Ekman studiò questa cosa e scoprì che in tutte le popolazioni, addirittura andò in una tribù della Papua Nuova Guinea, scoprì che anche lì le persone riconoscevano le emozioni
di base, appunto quelle primarie, certo, attraverso il viso, l'espressione facciale. Esattamente. Ecco, e se le parlo di sentimento, c'è analogia con l'emozione o sono due cose distinte e separate? Allora, c'è un'analogia, ma non esattamente, nel senso l'emozione, come abbiamo detto prima, è un qualcosa di momentaneo, che ha un picco e poi scende, quindi sì, è una cosa qualsiasi, a breve... sia positiva sia negativa l'emozione. In realtà non esistono non emozioni esiste positiva negative. E negativa, ok. Esistono emozioni che se portate a un livello troppo alto e appunto non in un tempo determinato, ma portate avanti nel tempo, allora sì, possono essere considerate negative o perché meglio disfunzionali. Sì. Ecco, ho capito. Quindi mi diceva, scusi, la domanda. No, le stavo chiedendo appunto se emozione e sentimento sono la stessa cosa. L'emozione allora, è qualcosa di a regola, se non lo facciamo finire nel patologico, a breve termine. A breve termine. Quindi sì, io per esempio c'è una situazione in cui mi spavento, ho il uno stimolo picco. Esterno che mi spaventa, ho il picco di paura, dopodiché se va tutto a posto, certo, scende e quindi io ritorno sia fisiologicamente che a livello comportamentale che psicologico allo stato senza strascichi, di partenza, quindi è una cosa che vivo lì al momento. Esatto, e come dicevamo prima è un qualcosa che esce, quindi che le persone vedono, quando io ho paura si vede, no? Okay. Certo. Mentre il sentimento è un qualcosa di, diciamo così, molto più a tempo duraturo, indeterminato, che si costruisce anche con l'apprendimento durante la vita, no? Chiaramente. Magari può scaturire anche da un'emozione iniziale, ma che poi però ha una sua maturazione e consolidamento anche. Però non so, penso all'innamoramento, magari si ha un'emozione di un certo tipo, il classico colpo di esatto, fulmine, e poi invece ci vogliono basi ben più solide affinché si formi un sentimento. Sì, la differenza è anche proprio dall'esterno, cioè il sentimento è un qualcosa, questo c'è uno studioso, Damasio, che ha studiato tantissimo le emozioni, diciamo chiamato il papà delle emozioni, dopo Ekman. E dice proprio questa cosa, che la differenza è che il sentimento è un qualcosa di privato, quindi difficilmente io da fuori posso vedere che una persona è innamorata, a meno che proprio in primi periodi... Che abbia gli occhi a cuoricini, però per sì, esempio parlo dell'amore, che è uno dei sentimenti, anche, chiamata anche emozione secondaria, e se questa persona non me lo dice... difficilmente io... Si fa, è più facile non lasciarlo trapelare, quindi esatto, magari anche volendo, anche in maniera razionale, se uno non vuole certo, dimostrare certo, e mostrare i propri sentimenti, è più facile nasconderli, bravissimo, rispetto sì, a un'emozione, anche perché forse l'emozione ti coglie, tra virgolette, impreparato, essendo così esatto, istantanea sì, e momentanea, giusto? Chiarissimo. Ecco, invece emozione e ragione vanno di pari passo. Diciamo prima col dottor Perini che... Ah, fuori onda, quando... ecco. Che assolutamente sì, sì, cioè sono la stessa cosa, io non vorrei dire sono la stessa cosa così proprio banalmente, però fanno parte di un processo e si autoinfluenzano ricorsivamente, cioè non esiste la ragione e l'emozione staccata. Una influenza l'altra, ecco, l'altra esatto, influenza l'altra. E non se ne può fare a meno. Poi veniamo da millenni in cui appunto c'è stata questa divisione con Cartesio, infatti, no? Infatti sì, lo citava prima. Lo dicevamo anche prima, ecco, appunto. Però invece adesso ci sono tantissimi studi che dicono il contrario, perché comunque non è possibile provare un'emozione scindere, indipendentemente dall'aver pensato qualcosa o da fare un'interpretazione successiva, è proprio impossibile. Certo, chiarissimo. Ecco, e invece i rapporti che ci sono tra emozioni e processi cognitivi, dottoressa? Anche qui più o meno stesso discorso. Si va a pari passo, perché i processi cognitivi immagino siano assimilabili al discorso ragione, giusto? Sì, anche di più. È un passaggio ulteriore. Il processo cognitivo, quello della memoria, che è fortemente collegato alle emozioni. Cosa significa? Sia per quanto riguarda l'apprendimento, sia proprio nel ricordare, cioè io ho dei ricordi magari che mi vengono alla mente più facilmente, perché nel momento in cui ho provato quell'emozione positiva, chiaro, mi rimane più impressa, sì, diciamo sì, così, sì, no? E poi c'è un'associazione di idee sostanzialmente, ho provato l'emozione il cervello funziona tutto per esatto, ecco, e quindi anche nel tempo duraturi nel tempo inevitabilmente, perché si consolidano all'interno di ognuno di noi. E questo vale anche per l'apprendimento, questa è una cosa importante, ecco, sì, sì, apprendimento e emozioni vanno veramente di pari passo, nel senso io se sono in uno stato emotivo, diciamo così, positivo, apprenderò molto meglio, molto di più rispetto che se sono in uno stato emotivo. Certo, sono nella condizione migliore, più aperto a livello mentale. Quindi per apprendere. Quindi questo è un consiglio per gli insegnanti, magari di creare
Sì, e infatti tra l'altro nelle prossime puntate, ora non ricordo, sono sincera, la data in agenda, però nelle prossime puntate avremo proprio una pedagogista clinica che ci verrà a parlare dei problemi dell'apprendimento in età soprattutto infantile e adolescenziale. Ecco, quindi lei faceva riferimento a ogni fascia di età, funziona così per tutti, dai bambini più piccoli fino agli anziani? Sì, sì, è proprio, c'è un collegamento direttissimo tra tutti i processi cognitivi. Adesso ho preso esempio memoria per non fare per non parlare per 3 ore, perché è quella che comunque è più attiva. Non so se c'è un film che è uscito adesso sulle emozioni, non so se posso citarlo, ma sì, beh, non è a livello Inside Out, e lì c'è proprio, consiglio di vederlo perché è bellissimo, è fatto benissimo e spiega benissimo tutto. C'è proprio questa connessione fortissima tra l'emozione e i ricordi, e lo fa vedere perché ci sono queste palline, no, che si colorano, cioè col ricordo dentro, che si colorano dei vari colori dell'emozione primaria, a seconda se in quel momento ho provato un'emozione piuttosto che un'altra. Quindi grazie. Ecco, con l'aiuto anche delle slide, una carrellata dopo l'altra, man mano che andiamo avanti con le domande, perché le emozioni sono tutte utili, dottoressa Compagnoni? Per il discorso che facevamo prima, perché dalla prima slide, vabbè, qui lo vediamo, io aggiungerei oltre alla slide il fatto che appunto ci permettono di rispondere subitaneamente in situazioni di pericolo, alcune, quindi ci permettono di sopravvivere, di proteggerci e di riorganizzarci a volte intorno, per esempio la tristezza, intorno a situazioni in cui c'è un forte cambiamento. La tristezza viene sempre vista come qualcosa di negativo, è vero. Ma in realtà è un'emozione. Io qua che dovrei citare un altro film invece, sì? Di cui adesso in questo momento non ricordo il titolo, ma ricordo benissimo, essendo una donna, l'interprete era Obama, che faceva proprio la parte di un suo collega, di uno psicologo, e che tutti gli amici andavano a confidarsi, a chiedere così una consulenza gratuita, in quanto appunto ex compagno di scuola. E diceva lui: ma perché quando siete tristi dovete sempre per forza vederla con un'accezione, una valenza negativa, invece è un'emozione come un'altra, e come tale prima è giusto viverla e sviscerarla. Esattamente, ecco quello che dice. Infatti ho preso per esempio la tristezza, perché anche in questo film Inside Out viene presa molto in considerazione, proprio perché nella nostra società la tristezza è quasi qualcosa che non c'ho tempo io di essere triste, no? Devo andare avanti, devo fare, devo dire. In realtà è un'emozione, una delle emozioni più importanti, perché ci permette, esprimendola, di farci aiutare, per esempio. Quindi quando qualcuno ci vede tristi può venire lì, certo, a cercare e darci di consolarci. E in primis, appunto, se ho la tristezza è perché ho subito un lutto, una mancanza, per cui cosa succede? Che ho bisogno, e tutto il mio organismo ha bisogno, di rallentare. Per rielaborare. Rielaborare e ricostruire. Superare. Riorganizzare la mia vita intorno al fatto che ho avuto una perdita, e questo non parlo solo del lutto, ma comunque situazioni anche lasciarsi, sì, ci può essere anche un momento appunto anche di semplice malinconia, che forse è un attimino il passo più basso rispetto all'avere propria tristezza, ma perché no, nella quotidianità si può provare assolutamente. Ma poi qui vorrei un sentimento, è un'emozione anche come un'altra, ecco. Dire anche che spesso si dice: no, sono depresso. In realtà la depressione ha tutto un altro tipo di, sì, una delle componenti della depressione è la tristezza, ma non è, certo, la però può essere vissuta senza allarmismi, sì. In primis, ecco, subito dover intervenire, però qualora si sia soggetti a tanti momenti di tristezza, un'autoanalisi e poi anche magari una richiesta d'aiuto, perché può essere un, certo, campanello d'allarme, sì. Per, come dicevamo prima, soprattutto se non viene sviscerata, non viene vissuta, io immagino che ognuno di noi diventi una sorta di pentola a pressione che poi scoppia inevitabilmente, no? Sì. Quindi con attacchi di ansia piuttosto che di panico, che si sa che è la malattia del nostro secolo, piuttosto che somatizzazione, piuttosto, esatto, infatti dopo volevo proprio chiederle della somatizzazione, e addirittura la depressione, ecco, certo. Me lo conferma dottoressa Compagnoni, che quindi è proprio il caso ogni volta che si prova questa emozione di viversela, appunto. Può essere utile perché ci può, sì, servire. Poi vabbè, io il mio approccio è cognitivo comportamentale, per cui io do, diciamo così, c'è molta importanza anche proprio all'interpretazione, alla parte proprio cognitiva, alla parte del pensiero, di cosa, certo, pensiamo, perché quello che pensiamo e come interpretiamo gli eventi esterni e interni fa sì che in qualche modo si determini l'intensità
dell'emozione. Che quella, quindi, immagino sia vissuta in maniera soggettiva. Esatto. Davanti ad un evento, ad uno stesso evento, c'è chi magari prova un'emozione, chi un'altra, o chi la stessa, però a livelli più o meno alti. Esatto, giusto? Questo dipende molto da come io interpreto quell'evento, a livello di pensiero, proprio che cosa penso di quella situazione che mi è accaduta. Chiarissimo. O addirittura ci sono situazioni in cui io penso qualcosa sulla tristezza, quindi la giudico in qualche modo, quindi come dicevamo prima, no, non posso essere triste, e quindi ricorsivamente poi aumenta la tristezza o diventa vergogna o diventa altre emozioni. Sì, questo si tramuta è un discorso in un po' lungo, questo. No, sì, però l'input penso che sia arrivato a casa, ecco. Quindi la slide numero 3 non fa altro che spiegarci ancora meglio perché non si devono assolutamente reprimere le emozioni, ecco. Esattamente. Vanno riconosciute, quello che dicevamo, validate e vissute. Ecco, come si possono però riconoscere, validare e vivere le emozioni? Anche qua abbiamo una slide che ci aiuta nel sintetizzare il concetto. Riconoscere, allora, questo è, va bene, prima dico riconoscere ci vuole una competenza emotiva che si crea fin da piccoli, in famiglia, e se uno non ce l'ha, non riesce ad averla, ci vuole un training clinico, in ambito clinico. Certo. Faccio con i pazienti questa parte quando c'è questa mancanza, quindi riconoscere. Perché ci sono delle famiglie che tendono a far reprimere le emozioni. Far reprimere oppure non validarle, che ora dalla slide si capisce cosa vuol dire validare, che è una validare significa legittimare benevolmente, quindi io legittimo le emozioni benevolmente. Cosa significa? Che dico ok, nessuna emozione negativa, sì, no? E non la giudico, perché giudicandola succede quello che ho detto poco fa. Certo, si può crea succedere un circolo vizioso, magari si sposta su un'altra emozione. Esattamente, quindi riconoscere purtroppo anche è un po' appreso, e ci sono famiglie che non validano le emozioni, ci sono famiglie che invece magari esternano. Poi ci sono emozioni più, in alcune famiglie emozioni più comunicate, altre meno. Certo, poi diciamo saranno che legate anche a determinati tabù, tutti. Sì, chiaramente, ovvio, chi più chi meno, man mano che si cresce siamo fatti un po' distratti, dico sempre io, no? Ci sono situazioni piuttosto gravi dove addirittura l'emozione viene, non dico non validata, ma peggio, cioè proprio repressa e allontanata, scacciata proprio. Sì, sì. Quindi uno impara magari che se è triste si deve nascondere, che ne so, adesso faccio un esempio, o se è triste è stupido. E quindi poi c'è tutta la parte cognitiva legata al fatto che si interpreta il fatto che sono triste in modo negativo. Quindi ne va anche dell'autostima, per dirne una, ad esempio. Sì. Sì. Ecco, ma ecco, diciamo, a livello psicologico e fisico le conseguenze, c'è, cioè, la classica somatizzazione, giusto? Ecco, quali somatoforme. Sono? Quali sono? Beh, in realtà, come saprà anche il dottor Pierini, la somatizzazione riguarda disturbi di tutto il corpo, cioè dall'apparato, appunto, come vediamo, gastrointestinale, disturbi dell'alimentazione, quindi può diventare anoressia, bulimia e non solo, anche gli altri disturbi dell'alimentazione, disturbi dell'apparato cardiocircolatorio, un po' rientriamo in quello che diceva il dottor Pieni, urogenitale, muscolare, della pelle, quindi si possono, le emozioni represse in qualche modo, represse o non validate o non viste, da qualche non parte devono andare. Non riconosciute, certo. E quindi trovano una valvola di sfogo. Cioè, sì, le tipiche cose possono essere, non so, la psoriasi, piuttosto che appunto un'afta, piuttosto che coliche brufoli, addominali, brufoli, è verissimo, certo. E, dal punto di vista gastrointestinale, questo si lega molto, per esempio, con con l'ansia. L'ansia va molto su quella parte lì, diciamo, del... Che poi sfocia spesso in problemi tipo di colite, giusto? Assolutamente che sì. Che si cronicizzano poi, peraltro. Esattamente, sì. Ecco. Colon, sindrome del colon irritabile, in realtà. Sì. Ecco, un po' mi ha già risposto. Come si manifestano, dottoressa? Nel modo che mi ha detto, sì. C'è una slide anche che ci aiuta a capire meglio, ma sostanzialmente la dottoressa Compagnoni ci ha già spiegato tutto. Ah, in questo senso, no, ecco, mi scusi, livello, mi ero persa. Sì, sì, no, ma era di fatto ce sì, l'ha già detto prima, sì. Perché a livello psicologico, comportamentale e fisiologico. E come dicevo, come non ho detto, però appunto, sono le emozioni fortemente legate anche a scopi e motivazioni. Questo cosa vuol dire? Che appunto io interpreto, sì, le situazioni, penso alle situazioni, ma anche in base a
ai miei obiettivi, ai miei scopi più o meno importanti. Ci sono gli scopi primari, gli scopi strumentali. Quindi la mia motivazione, i miei scopi influenzano le emozioni, influenzano i pensieri. Quindi i tre livelli sono quelli che dicevamo prima, psicologico, quindi come io interpreto la situazione, cosa penso, fisiologico, quindi come io esprimo l'emozione, certo, quindi come si vede da fuori, sì. No? E comportamentale, come mi muovo, per esempio un comportamento dato da un'emozione disfunzionale, quindi ansiosa, è per esempio evitare. O forse anche degli l'aggressività, al contrario, può essere l'aggressività, cioè esattamente il contrario magari, cioè sì. Tirare fuori un comportamento che è dettato dall'emozione, che magari non nemmeno ci caratterizzerebbe se non per il fatto che appunto che magari ho risposta, fatto dei pensieri esatto. Sbagliati in merito e quindi mi sono innervosito, per chiaramente, esempio. Chiaramente, chiaramente. Dottoressa, facciamo una carrellata di quali sono le emozioni, almeno per allora, capisaldi. Abbiamo all'incirca ancora 8 minuti di diretta, per cui un po' di tempo ce l'abbiamo. Beh, ecco. C'erano le slide, giusto? Beh, sì, le primarie. Ci sono le slide. Io le ho portato le slide sulle primarie, certo. Perché sono tipo tantissime le emozioni. Immagino, difficilmente, come un suo collega che era venuto nella scorsa edizione a parlarmi delle fobie. Mi aveva portato praticamente un plico cartaceo di fobie, le più assurde cose che nemmeno si potevano pensare. Infatti lui alla mia domanda aveva risposto: la fobia può nascere da qualsiasi cosa uno voglia pensare, pensi. Certo. Quindi certo. Quello che per gli altri non è una fobia, se tu inizi a pensarlo e a caratterizzarla come tale, diventa certo. Una fobia. Esattamente. Quindi è un numero praticamente infinito di possibilità di fobie. Ecco, penso un po' lo stesso delle emozioni. Le primarie dicevamo, allora, la paura. Beh, la paura. dunque, come dicevamo, la paura per esempio è un'emozione molto, molto, molto importante, che se noi la fuggiamo, ma senza paura siamo in pericolo. Certo. Se non abbiamo paura di qualcosa, se non abbiamo paura di niente, beh, siamo costantemente in pericolo. Certo. Allora, ma parlo anche delle più piccole cose, no? Quindi nella slide possiamo vedere quali credenze, come dicevo prima, quali pensieri possono scaturire. Esatto. Quindi previsione di perdita, di essere in pericolo, ovviamente. Perdita qui è intesa proprio come fisica, insomma, come che mi possa succedere qualcosa sì, di pericoloso, sì, integrità, sì. No? Quindi perdere la vita, perdere la salute fisica, una persona oppure il lavoro, a seconda di ognuno cosa certo, ha paura, ovviamente. Chiaramente. Oppure sono anche magari paure che vanno nelle fasi che cambiano in base alla fase della vita, perché non certo. È detto che magari uno abbia paura di perdere il lavoro in una determinata fase, poi magari invece in un'altra certamente. Quella paura lì, quell'emozione sopraggiunge e poi magari sparisce. Certo, il fatto della paura, in questo caso, se è riferita per esempio a perdere il lavoro, è qui subentra il fatto che io comincio a pensare. Faccio delle considerazioni, quindi questa paura può non avere questo picco e scendere, ma diventare un'escalation, un climax ascendente, diciamo, sì. Ecco, aumenta. Cioè rimanere, diciamo così, a picco, sempre lì, e quindi sì. Praticamente io non ritorno allo stato normale perché continuo a fare pensieri. Sì. Questo succede di più ovviamente nel caso in cui lo stimolo della paura sia uno stimolo interno, quindi un pensiero. Chiaramente. No, quindi un'immagine che mi faccio. Si valora ancora di più la tesi del discorso ragione sì. E emozione che sono strettamente legate. Ecco, andiamo avanti. Abbiamo visto la paura che quindi ci serve proprio ai fini della sopravvivenza, giusto? Sì. La rabbia. La rabbia ci serve anche questa più o meno ai fini della sopravvivenza, nel senso che prepara, emotiva, è simile come attivazione alla paura, come attivazione fisiologica, prepara a difendersi di fronte a un'ingiustizia. Quindi la rabbia arriva sempre quando io penso di aver subito un'ingiustizia. Quando la sensazione di aver subito un'ingiustizia, un sopruso. Sì, viene da sé che poi però posso arrabbiarmi anche per pensieri che ho fatto, magari mi sono convinto di averla subita, ma non è così, quindi qui ci sono cose complicate. Quindi subentra diciamo, non solo il fatto oggettivo, primario, ma soggettivo. Basale, esatto, è così. Quindi anche questa ci difende, è un pochino più sociale della paura, no? È vero, è più soggettiva, cioè più individuale, non soggettiva la paura, sì. Mentre la rabbia coinvolge di più anche la collettività, secondo sì, me. Sì, perché io più posso arrabbiarmi per un qualcosa che non ritengo giusto anche nei confronti di qualcun altro, quindi non solo che riguarda me. Me stesso, certo. Esatto. La prossima? La tristezza, ecco, eccola ne abbiamo qua. Giusto parlato prima, qua. L'ho premesso, l'ho già praticamente detto, possiamo soffermarci su cosa succede nel corpo, per esempio, no? C'è proprio un rallentamento, proprio anche a livello fisico,
senso di stanchezza, di non avere energia, oppure anche agitazione, quindi questi momenti tra agitazione e il contrario dell'agitazione. Sì, tra l'essere abbacchiati letteralmente, sì, all'essere agitati. Quello che mi viene in mente è proprio questo senso di rallentamento, che poi appunto sempre nel film Inside Out è proprio mostrato benissimo, perché c'è questa tristezza che sempre per terra, che si fa tirare, ha questo modo di parlare molto lento, no? E quindi mostra perfettamente quello che a livello fisiologico accade e che poi anche gli altri dall'esterno possono vedere, no? Certo. Come abbiamo detto prima, la sua utilità è estremamente positiva, nel senso che è utile perché ci serve per riorganizzarci. Quindi non va, come dire, relegata, messa da parte, no, ma va riconosciuta, vissuta e magari può essere lo sprone per approfondire il perché in quel momento proviamo la tristezza. Sì. È quasi una compagna, ecco, è quasi un aiuto, sì, dobbiamo viverla come tale. Quando arriva dovremmo pensare, è arrivata, allora. Che segnale mi vuole dare? La prossima? Il disgusto. Bellissimo. disgusto, anche questo ci protegge. Proprio adesso, oggi è diventata una cosa un po' più articolata, nel senso che abbiamo i gusti, ma noi possiamo pensare magari agli uomini delle caverne che se non avessero provato disgusto sarebbero rimasti avvelenati, certo, molte più volte di vero, quelle che sono state. Ma questo stati, effettivamente in termini almeno di alimentazione serve ai fini della sopravvivenza. A livello verissimo sociale c'è un disgusto dal punto di vista delle idee, per esempio, cioè io posso provare disgusto nei confronti di idee altrui, non essere d'accordo, certo, non essere, quindi è una selezione anche a livello di collettività delle persone di cui ci vogliamo circondare, sì, e che vogliamo evitare, giusto? Esattamente. C'è questo. Qualche altra emozione primaria o abbiamo finito la carrellata? C'è la gioia. La gioia, questa, vogliamo salutarci parlando della gioia, abbiamo pochissimo tempo a disposizione, ma qualche accenno lo facciamo. Beh, la gioia è quella che ci serve semplicemente per, lì dice impulso all'azione, puntini puntini, la gioia è impulso all'azione, certo, da tutti i punti di vista, è apertura nei confronti degli altri, intraprendenza, voglia di fare, ci permette di memorizzare un po' le cose positive quello che succedono. Quello che diceva prima, infatti, ci apre anche la mente per memorizzare più facilmente. Il problema della gioia e della tristezza in, sì, quel film si vede, che okay, sto facendo troppa pubblicità, il fatto che la gioia appunto nel film tenta di andare sempre via, tristezza, di vai via, cosa tocchi, la tristezza, no? In realtà non possiamo pensare di vivere sempre di gioia, no? E poi che probabilmente si prova la gioia se si è provata la tristezza, è una la faccia dell'altra, è un po' come la vita e la morte, non ve ne sarebbe, non ne sarebbe una se non ci fosse l'altra. E poi siamo abituati a pensare gioia come, cioè provo gioia solo quando è a intensità 10, in realtà possiamo provare gioia anche a 3, a 4, a 5. Certo, anzi dovremmo riconoscere anche le cose piccole in cui proviamo gioia, sicuramente è uno sprone, ecco, qualcosa di propositivo, diceva lei, che muove verso l'azione. Perché anche la gioia, come le altre, ha il picco e scende, quindi non ci possiamo aspettare di essere quando sempre, diciamo, mai una gioia, gioiosi, no? In realtà. Chiarissimo. Dottoressa, un'ultima domanda, velocissima, le emozioni, sì, secondo lei influenzano i social network? Allora, c'è uno studio che proprio recente che sostiene di sì. Di sì, quindi soprattutto quelle positive. Quindi condiziona l'opinione altrui, tipo, sì, le emoticons, alcuni, sì, status. I post positivi in particolare, quelli negativi anche, tipo di tristezza così, ma quelli positivi molto ancora di più. Dottor Perini, Centro Sanitario San Giovanni di Brescia, dottoressa Compagnoni, grazie per essere venuta, grazie di ospite da Milano, grazie a voi per averci seguito, vi do appuntamento sempre alle 20:30, venerdì prossimo in diretta, grazie, una buona serata a tutti, a nome di tutti e tre, buona serata. Salve. Buonasera.